Oggi andiamo a dire una cosa importante a Squee, che ancora dorme. Pedro mio! Oh! E che? Ci senti? Che ammazza, Pedro mio! Accendiamo sta luce! Hai visto? L'umido non fa libero per svegliare a Squee. Pedro mio, oggi è un giorno importantissimo! Un giorno importantissimo, ma che è? Mezzogiorno qua? No, è domenica mattina. C'è uno sconto incredibile sulle TV di Segreto Fiabesca a 44,99€ solo sul Frederick Store fino a solamente scorte. Ma io ne vorrei capire una cosa. Ma che ore sono che mi hai svegliato? Ma sono le 8:30 del domenica mattina. Che domenica mattina? Che fai, registri? Certo. Poi non ti devi dimenticare di mettere nel primo commento il referral link, perché solo attraverso il referral link possono acquistare le TB. Queste novità in un giorno solo? Così, qua col Federico Store abbiamo tutte le novità a portata di mano, subito, eh? Fino 24 ore devi fare tutte cose. Veggi miei, ma ve ritrovati in questo nuovissimo video, sempre in compagnia del vostro carissimo Squee, perché dovete sapere che quest'oggi, non so il motivo, non lo so, mi sono svegliato con una voglia pazza di registrare un contenuto, ragazzi, non lo so. Sarà il tempo che finalmente sta rinfrescando. Non è vero. Sarà il fatto che oggi è domenica mattina che mi sento libero dagli impegni lavorativi. Non è vero. Sarà il nuovo referral link con l'ETB a 44,99. Più probabile. Infatti, come avete ben capito, è stato messo in promozione sul Federick Store fino ad esaurimento scorte l'ETB di Segreto Fiabesco a soli 44,99€. Davvero un gran prezzo, considerato che all'interno le carte stanno mantenendo un valore molto alto. Quindi sia da sbustare che da tenere in collezione sigillato, è un acquisto al top che non dovete farvi scappare. Vi lascio qui sotto in descrizione nel primo commento il link all'acquisto che vi permette di accedere a questa offerta e che allo stesso tempo vi permette di supportarmi, quindi grazie mille beggi miei. Ma quest'oggi andremo a sistemare un po' di poche posta, perché mi sono arrivati diversi pacchi, abbiamo tante nuove carte da mettere al posto e con la scusa ci andiamo a guardare pure i nostri Masterset, che quando li svoglio, che quando li sfoglio, lo sapete, mi emoziono, e quindi andiamo. Aspetta, però, che ci stiamo dimenticando una cosa, la più importante, il mi piace, per mio, e l'iscrizione al canale con la campanella attiva, non sia mai che tu scordi, eh? Step numero uno, andiamo nei nostri scatoloni a prendere le carte da sistemare e salutiamo anche la nostra bella scimmiottina, Portalottino, con questo mostro di fuori. Praticamente dovete sapere che lei sta sempre a guardia, perché non sia mai che qualcuno apre l'armadio, lei si arrabbia, come fai, come fai? Però calmati. Tralasciando tutta questa confusione, quando Squee ne vuole anche un tipo molto ordinato. Infatti, come possiamo vedere qui, e voilà, abbiamo ben 3 set da sistemare. E cominciamo dal primo. Attenzione, chi è il primo? Guarda che bel gengarone. Chi è? Andiamo a vedere qui in basso. Tef, quindi significa cronoforze. E questo significa che tutte le carte fino all'altro divisore che andremo a vedere dopo sono tutte di cronoforze. Eccole qua. Alcune promo anche, molto bene. E come sapete il bello arriva adesso. Mamma mamma, la schiera di album. Quindi, essendo che sono in ordine, abbiamo Scarlatta e Violetta, Evoluzione a Paldea, Ossidiana Infuocata, 151, Paradosso Temporale, Cronoforze, eccolo qua. E voi ve li ricordate a memoria? Io utilizzo questo stratagemma di non mettere nomi da nessuna parte per ricordarli sempre tutti. Prendiamolo e buttiamolo sul tavolo. Sound on. E adesso vediamo se ho fatto bene i conti. Destino di Paldea. Signori, e questo è il bello della diretta, anche se non è una diretta. Quindi significa che se non è questo, è questo qua. Cronoforze, stiamo arrivando, eh? Beggio mio, sei tu? Ma certo che sei tu. Ma perché sono tutti al contrario, queste cose? Io non lo capisco. E adesso ci spostiamo, però non è potuto stare tutto il tempo con questo telefono in mano. E cominciamo per l'appunto da questo bellissimo Gengar EX, che a differenza di molte altre EX, non è stato realizzato in CGI, ma disegnato da Niso Taniso. E guardate quanto è bello, una delle EX più belle. E quindi, numero 104, andiamo dritto a metterlo a posto. Ah, ma ce l'avevo già. Ora che ci penso, l'ho acquistato insieme ad altre carte. Siccome era veramente a poco, l'ho preso per metterlo nell'altro album. E quindi passiamo alla prima vera carta da mettere a posto, che è questo meraviglioso Relicant nel profondo degli abissi. Dovete sapere che questo Pokémon, escludendo i leggendari e i fossili che poi vengono resuscitati, quindi
con l'utilizzo della tecnologia, è il Pokémon più antico che ancora esiste, da più di 100.000 anni. Guardate che meraviglia. Infatti lo chiamano anche fossile vivente, bellissimo. Ed è il numero 173. Andiamo avanti. Mamma mia, quanti buchi. Quando vedo questi buchi buchi mi sento male. Meraviglioso. Va accanto a questi Cutiefly e lo mettiamo qua. Continuiamo con questi bellissimi Metagross che stanno aiutando questa spalaneve. Guardate i dettagli, quanto sono belli. Questo pupazzo di neve è il Metagross che sembra andarci incontro. Fra l'altro c'è da dire che questa carta fino a poco tempo fa si trovava sui 10 euro, mentre adesso ha raddoppiato il suo valore, 20 euro. Continuiamo con una Full Art, decrittazione esperta, eccola qua, che è la numero 198, quindi fra le Full Art 96, 97 e 98, e l'andiamo a mettere qui. E dato che siamo in questa pagina, come posso non farvi vedere queste due meravigliose carte collegate di Mincino e Cincino? Che fra l'altro, belli miei, stavo notando che tutte queste carte collegate, come possono essere questi, come può essere Plasul e Minun, come può essere Dirling e Sausbach, sono delle carte che a differenza delle altre semplici illustrazioni mantengono un valore più alto, secondo me perché si è creata una nicchia di collezionisti che sta cercando di collezionare soltanto questa tipologia di carte. Ma sapete, un bell'album tutto così, che figo, a me piacerebbe. Queste quattro carte invece che sto per mostrarvi non fanno parte tecnicamente del set, perché come vedete fanno parte delle promozionali di Scarlatto e Violetto, ma dato che hanno lo stampino, quindi Chrono Force del set, perché non metterle tutte e quattro, guardate quanto sono belle, all'interno dell'album del Master Set. Ovviamente, ripeto, non fanno parte, però siccome ognuno colleziona come vuole, io le metto perché sono stupende. Praticamente sono delle illustrazioni alternative alle carte che già abbiamo all'interno del set. Guardate qua, secondo me è molto più bello quello promozionale. Feraligatr come un coccodrillone a caccia della sua preda. E considerato che dopo Acqua e Crespa abbiamo una, due, tre carte, poi questa pagina rimane vuota, io direi di... Qui poi ci mettiamo le sleeve, ma intanto queste promo le possiamo mettere nella pagina accanto, perché come sapete a me piace creare una sorta di stacco tra il main set e poi tutto quello che andiamo a costruire dopo. E sapete che vi dico? Andiamo a cercare un pull, perché le mancanti sono tante. Come avete visto sfogliando l'album, ci sono davvero tante carte che mancano. E in questo set abbiamo anche delle carte che costano un bel po', quindi sinceramente andare a risparmiare quei 120 euro del... Madonna mia, non mi veniva il nome! Capoferreo, madonna mia, sti nomi che ci hanno messo! Oppure anche gli 80 euro di Acque Crespe o Vampi Aguzze. Oh! Io non ci sputo sicuramente, mi farebbe comodo. Slugma, dietro abbiamo un Maitina e chiudiamo con... Oh, un pull! Che ci manca? Scodelan EX! Lo mettiamo in sleeve e lo inseriamo qua dentro, vai. Ma sì, dai, apriamone un'altra. Una bella carta illustrazione, non me la dai? Dammela, dammela, io lo so che tu sei buono. Lickitung, Slugma, Solossis, Scyther, Metagross, Roserade, Excadrill, Shaymin, Pidav e Coraidon Holo. Mannaggia veramente. Ancora un'altra, proprio perché oggi mi sento fortunato. E poi passiamo al prossimo album e alle prossime carte da mettere a posto. Mincino, Rockruff, Litten, Shroomish, Skateboard, Peldesabbia, Rasamano, Decrittazione Esperta, Macargo. Ma per fortuna mi sentivo fortunato. Pensa se mi sentivo sfortunato. E con Chrono Force chiudiamo. E chi si nasconde dietro il prossimo separatore? Un meraviglioso Chansey di Crepuscolo Mascherade. Quindi prendiamo l'altro. Eccolo qua. Ma tutte cose al contrario oggi sto prendendo. Andiamo a vedere se è lui. Oh, sì signore, è proprio lui. Però se dobbiamo andare in ordine di numero, prima c'è questo semplicissimo Palafin EX che ti dà un cazzotto in bocca. Sparisco un attimo così vi faccio vedere per bene quest'albumino. Il numero 61 che possiamo mettere in questa pagina per completarla, escluse le reverse perché come vedete ancora ne manca qualcuno. Continuiamo con la prossima, che è la numero 182, che adesso vi faccio vedere. Andiamo avanti, questo main set, vai 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 vai. Allora, ok, qui abbiamo il separatore. Mamma mamma, mi ero dimenticato questo Pinsir, ma quanto è bello. Ma che meraviglia, raga.
questo Probopass con tutti questi fiorellini in testa. E cosa sta cercando di fare quel bambino? Lo posa il fiore o cerca di prenderlo? E poi l'espressione di questo Boltund, guardate quant'è reale, un cane sembra. Ma è un cane. Meraviglioso. La numero 182, quindi, accanto a questo Growlithe di Hisui. Si continua con la 185, che vede questo albero di mele pieno di Applin che si mimetizzano fra le mele. Guardate che bellino. Anche nel cestino pieno di mele qui c'è un Applin. Dai, cagnino, niente di trascendentale però. Lo apprezziamo, ci piace. Giriamo pagina perché adesso tocca la 187, questo meraviglioso Chansey di Aoki, accompagnato da Snorlax, Blissey, Bellsprout. Ditto qua in basso, Psyduck, sempre confuso. Fiondiamola al suo posto e continuiamo con la 196, una semplice full art. E basta, un sei full art, ma per il Master 77. Spineferre, vai. Ho recuperato anche due reverse? Bene così, andiamola a mettere. Il primo è questo Phoebus, vai dentro. E poi abbiamo Logerpon reverse che mettiamo davanti a quell'oro. E andiamo. E che facciamo? Qualche bustinetta di crepuscolo? Non ce l'apriamo, ma rimediamo subito, ovviamente, perché spacchettare ci rende vivi, oltre che più poveri. E allora, Sunkern, Abra, Skarmory, Applin, Florges, Aria della Festa, Glimmora, Maschera dell'Orco, Glarivush e Tinglu. O come dice qualcuno, Tinglu. Non è proprio così, però ok. Continuiamo con l'art di Sinischa. E voilà. Aipom, Poliwag, Helioptile, Corphish, Milotic, Ariados, Ribbentwaki, Darumaka e Acque Crespe. Mamma mia. Questi spacchettamenti oggi male male. Ursa, Luna, Luna, Cremisi. Vediamo se tu mi regali una gioia. Snarunt, Lyron, Chimchar, Pinsir, Poliwrath, Orazio, Fungo Furioso. De nuovo Orazio, che mi sta proprio sull'Orazio. Conkeldurr e Mankidori. Mamma, meglio niente oggi, meglio niente. Ragazzi, una cosa la dobbiamo trovare pure su Crepuscolo. Cioè, non è giusto. Prima abbiamo trovato una cosetta pure qua. Dai, lo so, lo so. Lo so che ti nascondi. Ma non è vero, non me lo dire che si nasconde proprio al quarto. Lo sapevo che dovevo continuare. Applin, Corphish. Dragapult EX, che ovviamente è doppiona. È stato bello, Crepuscolo, molto bello. Passiamo avanti. E adesso tocca a Paradosso Temporale con questo meraviglioso Yveltal. Albumino dentro, apriamolo e andiamo dritti alla numero 205. Quindi anche qui velocissimamente ce lo sfogliamo. Mamma mia, perché fa sempre bene ricordarsi le carte che ci sono dentro. Se guardate e notate delle carte al contrario, semplicemente mi manca la copia non reverse, quindi se non le metto al contrario non me ne accorgo più. Non chiedetemi come faccio ad avere la reverse e non la copia regular, questo lo vorrei sapere anche io. Quanto ci piace questo Groudon e che cifre ha raggiunto questo Groudon, mamma mia. E noi all'epoca ne trovammo due, spettacolo. Abbiamo detto 205, quindi giriamo ancora e dovrebbe essere qua Yveltal. Questa carta, come il Metagross, fino a poco tempo fa stava sui 10 euro e adesso è più sui 20 euro, quindi molto bene per noi che l'abbiamo recuperata in tempo. 205 qui. E sempre nella stessa pagina, perché la numero 207, abbiamo un'illustrazione tanto caotica quanto meravigliosa, perché è il fantastico Fungo Furioso di Comiglia. Guardatelo, guardatelo, che andiamo a mettere qui. E possiamo dire che in questa pagina sono più le carte che abbiamo che non le mancanti. Meglio così. La prossima è una full art 234, quindi mi tocca sicuramente girare. Diciamo che Paradosso è messo un po' meglio rispetto agli altri, sicuramente perché a parte che il pull rate era migliore, vi ricordo, in questo set rispetto agli altri due che abbiamo visto prima. Decisamente migliore, quindi ho trovato più roba. E poi ho anche spacchettato di più. 234 è qui, perfetto. Bombetti al full art. Poi sono riuscito a recuperare pure un'illustrazione speciale. Anzi, ne vedo un'altra a seguire. La prima che vi faccio vedere è questo Golisovod
che dà proprio una sensazione di essere immenso, di essere un Pokémon molto importante, tipo il capo dei Wimpod, ed è nascosto all'interno di questo relitto, e l'andiamo a mettere esattamente qui. Raga, occhio se avete questa carta in formato regular, perché a differenza di tutte le altre regular EX, vale tanto perché si gioca, quindi se non vi serve vi consiglio di venderla adesso. L'altra illustrazione speciale nella pagina a seguire è della numero 258, questo fighissimo Capsy, uno dei pochi a cui si sono impegnati un minimo per dargli quel tocco di originalità, perché Capsy, come sapete, è romano e tutti i dialoghi che fa sono in romano, quindi molto carino. Lo andiamo a mettere qui, 258. Ed anche qui, come su Chrono Force, ho recuperato le promo dei kit pre-release: Sacco Ferreo, Xatu e Aegislash. Io direi di metterle però per bene in ordine, anche perché il set finisce. Dopo questa carta ci sono una e due gold. Questa è la 57, quindi è la prima delle quattro promo. Poi abbiamo la 58. Poi abbiamo la 59. Sì, però ti devi mettere dentro per bene. E infine abbiamo la 60. Per esempio, un'altra collezione fattibile è quella di recuperare tutte le promo pre-release di Scarlatti e Violetto, di Spada e Scudo, di Sole e Luna. Queste sono tutte collezioni belle. E per concludere in bellezza, secondo te, ma pure qualche pacchettino per Paradosso Temporale, non ce l'apriamo? Non è sicuramente di meno rispetto agli altri due set, quindi ce l'andiamo ad aprire. Ursi, Joltik, Natu, Remoraid, Anfora Terrestre, Energia Medica, Steenee, Tadmouse, Porygon Z e Kingdra Holo. Sicuramente non è di meno, neanche per quanto riguarda i pool. Perché deve essere di più? Perché Paradosso, ho detto un attimo fa, che hai pool migliori. Cioè, pool migliori, hai pool, ha un pool rate più alto. Quindi, dai, regalaci qualche emozione. Fai vedere che realmente hai il pool rate più alto. Mascherain, macchinario tecnico, turbo energia, Latios, mamma che bello sto Latios, mamma che bello, e Porygon Z. E chiudiamo con un'altra bustina, perché raga, non c'è due senza tre, si sa. E quindi, ok, cerchiamo di non spoilerare. Sto cercando di perfezionare la mia skill nel sfogliare le carte in questo modo senza far vedere quello che c'è dietro, però fallisco miseramente. Swablu, Gbite. Ah, dai, sono felice perché comunque in tutti i set comunque un pull, anche se abbastanza scarso, è uscito. Chi è? Oh, Kofagrigus. Ma ce l'abbiamo questo Kofagrigus? Inglese sicuro, perché me lo ricordo, è stato vittima di un meme sto Pokémon. Ma in italiano 76. Oh, mi manca. E quindi immediatamente in sleeve e dentro l'album. E per questo video è tutto, ve ne lascio qui altri due, se ancora non l'avete visti recuperateli, e ci vediamo come sempre al prossimo. Ciao belgi miei.